esordi di solito omicidio di una delle guardie del palazzo. C'è stato un omicidio a palazzo. Bisogna fare molta attenzione. Circolano libercoli contro i reali e la tensione è alta. La regina è molto nervosa e teme per la sua sicurezza. Di qua. Vabbè, d'accordo, è che se corre io lo supero. Attenzione, ci sono le guardie reali. Segui Albertino. Minchia, che posto enorme. Ci siamo. Buona fortuna. Esamina la guardia di palazzo. Oh, c'è una cassa. Speriamo non ci sia dentro la corona, perché sennò sono sbattuto. Sta bene, però devo dire. Il membro delle guardie di palazzo giace in una posa contorta con occhi e bocca spalancati. Il corpo non mostra segni di violenza. E io da qua non vedo se. Però sta guardando. Vedi che i segni di un evidente tentativo di forza. Ora dovrei chiudere di questo. Vi prego. Lasciate la stanza un momento. Non guardate mentre apro la cassa. Un vaso iniziale che già c'è terra rotto, segni di lotta. Bene. Aspetta un attimo. Una lista delle personalità invitate ad assistere alle investiture di questa sera. La regina nominerà cavalieri e alcuni industriali che si oppongono al lavoro di Maria. Credo che qui serva un altro interrogatorio. Questa è una cosa buona. Un vaso ancora, l'ho visto, era là in fondo. Lo vedo questo io. Al segretario particolare di Sua Maestà, signor Emery Ponsonby, esimio. Signor Emery, mi duole dover segnalare la preoccupante situazione in cui ci troviamo. Ieri siamo stati informati del rapimento di un ragazzo. E abbiamo deciso di portare il fatto alla vostra attenzione e a quella di Sua Maestà. Qualora lo riteniate necessario, giacché temiamo che tale rapimento sia collegato a un piano per rovinare la cerimonia di investitura che si terrà questa sera a palazzo. Potete star certo, signore Henry, che stiamo facendo il possibile per ritrovare il ragazzo. Il nome è Arthur Doyle. Segue indirizzo di Doyle. Buono. Finestra rotta, però. La finestra è rotta in modo tale da permettere l'ingresso di un estraneo. Parliamo con questa signora che non mi ci fa parlare. Vabbè. C'è una lettera. Allo scettro. Devo vederlo. Ho fatto portare lo scettro con la colomba dalla torre. Solo per stasera. Oh, grazie al cielo. Oh, è ancora qui. Questa è la regina? Thank you.
Povero uomo. Regina L'ho trovato Vittoria. Qui, morto come lo vedete. Ha dato la vita pur di proteggermi. Solo io conosco la combinazione. All'interno c'è il prezioso scettro con la colomba che userò per la cerimonia del cavalierato di questa sera. Stasera nominerò cavalieri alcuni industriali attivi contro il lavoro minorile. Tutta la Londra che conta sarà presente. C'è una lettera, li volevi vedere di là, ma... Continua l'indagine, ok. Oggetto di ricordo ottenuto. E niente, la sveglia. Mi dice che sono le 8:15. Allora, il cortile, quindi devo scendere giù. E c'è il cortile dritto. Quindi non è di qua. Non mi fa andare di qua, io posso scendere. Ok. Cortile di arti. Sai che mi tocca rubare la carrozza dopo. Ma scusa, dov'è sto cortile? Sì, là in fondo? Quanti? Se io lo fammi 796 a piedi, che cazzo ne sapevo? Scusi, non vorrei, ma mi serve. Mi faccio più di un chilometro a piedi dopo. Ma stiamo impazzendo qua. Sti cazzo di merda. Bisogna se qua dietro. Guardate che può fare una storia. Slittata. Rallenta.
che c'è qui? C'è anche uno scrigno. Indizi trovati. Vabbè. Aie. Disegni e testi che collegano indizi e anomalie in tutti i misteri risolti e nei narrativi pieni di Dreadful. L'ultima frase sembra interrotta. Conduce a Rain. No. Remo. Beh, ma questo non l'ho chiesto. Niente, lui una volta dice ma questo non l'ho chiesto. Non ha totalmente senso. Non vorrei capire. Dodri e Buck. Cosa cazzo ci fanno le doppie? Dove cazzo è questo indizio che lui continua a dire che c'è un indizio? Non è possibile che sia possibile. C'è un cacchio di indizio e che lui non può salire qua sopra. Tutti gli indizi, ma ah, mica c'è acqua davanti. Foglio di taccuino apparentemente bianco. Artie è molto scosso. Pensa che ci sia una mente criminale dietro a tutto questo. E stamattina è sparito. Ora che ci penso, parlava soltanto della regina in questi ultimi giorni. Pensava che potesse trovarsi in pericolo. Diceva di stare indagando. Parlava di indizi nascosti. Beh, quando gli veniva un pensiero importante, lo annotava con inchiostro simpatico, succo di limone. Lo leggeva con il fumo. Se riusciste a fare un po' di fumo, potreste leggerlo. Ho visto l'amico di Artie, il signor Raymond. È tornato dalla Parlock Publishing con il suo Penny Dreadful. Sembrava molto emozionato. Quel tipo non mi piace. Fumo? La bomba fumogena, appunto. Scritto un inchiostro invisibile. Parlo, Pavice, Erin, è tutto collegato. Segui gli indizi. Che ci fa sulla nostra barca? Barca? E se sono... Ma se sono in strada, come fa a dire che ci fa sulla nostra barca? Quello lì non è normale. Indizi trovati. C'è niente, siamo di sopra. Oh, una cassa.
cassa di dinamite, cassa di munizioni vuote con la scritta munizioni Prescott numero 408. Ma che... quello lì che ho fatto del colonnello che è stato ucciso. Ok, lo abbiamo. Pianta di Buckingham Palace, lo studio della regina è segnato in nero. Ok. Prova di stampa del Pennydread con l'esplosione a palazzo, con alcune frasi a effetto, attacco al cuore dell'inventore a Buckingham Palace in fiamme, la regina riuscirà a fuggire dalla cura del libro Henry Raymond. Antimonarchici, abbassa la monarchia, basta soffrire sotto vittoria. La regina pagherà per i suoi peccati. Intende far esplodere il palazzo. Bisogna evacuarlo. Via, 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 via. Uscire qua. Posso capire che mi ha fatto cambiare. Dai, ragazzi. Un po' di ciccioni. Devo tornare al palazzo. Penso, non mi vedo più dov'è. Dov'è il palazzo? Ecco qua. Andiamo. 200 metri. Vedete, mi stavo passando 800 metri a piedi. Praticamente quasi un chilometro. Madonna, questo è stato buono. Ci sono almeno 100 persone per la cerimonia di cavaliera. Regina impugnerà lo scettro. Evacua gli invitati alla festa. Meno di un minuto. Siamo scemi. Le vostre vite sono in pericolo! Cosa starà succedendo? Via! Fuori! È incredibile! Abbiamo superiore, abbiamo superiore. La regina. Andiamo Gesù. Fuori di qui, ora! Forza! Signor Fry, mi permetto di... Che faccio a fuggire dalla zona? Bene, sono fuori. Non succede niente. Niente. Ma come mai? Era un trucco. Raymond.
Perché lo ha fatto? Siete più naif di quanto sembri. Che è successo? Andate oltre le apparenze e al di là della superficie. Ma che... Era uno spettacolo. Avere un pubblico rende tutto più drammatico. Perché camminare? Salve lì. Ho trovato gli stessi vostri indizi. Pensavo a un'esplosione e volevo che metteste tutti in salvo. Sono sorpreso quanto voi che non sia successo nulla. Vedo che avete creato il diversivo perfetto. O sbaglio? Mi avete aiutato a condannare quella gente a morte certa. E presto sentiremo l'esplosione. Ma che cavolo... Sì. È così? Ma era un diversivo per colpire cosa? Questo vorrei capire. Ha ucciso il marito, Miss Ashton, mi sa, o Ashton, non mi ricordo. Gli ho portato un invito a una cerimonia di cavalierato, quella con lo scettro speciale. Ne va qua di tutti per prendere lo scettro speciale. Mai fidarsi di chi ti dice ciò che vuoi sentirti dire. Vuole qualcosa. Uno come me può avere ciò che vuole. Persino il gioiello della corona più amato dalla regina, il prezioso e simbolico scettro con la colomba.
Dovevate distrarre tutti perché io potessi uccidere in pace Sua Maestà la Regina. Mentre voi inseguivate quelle persone, sono scappato con la regina e ora chiedo un riscatto. No, perché lui ha preso lo scettro, lei è andata contro il maggio, lo scettro. Lo scettro della colomba preso grazie a voi. Chi può negare il mio genio? Nessuno ti ferma quando indossi un uniforme. Per quello ha ucciso la guardia. Per prendersi l'uniforme. E niente. Mi scrivo il mio device suona. La soluzione dipenderà dalla geometria. Ho minacciato di morte la regina. Mi ha rivelato subito la combinazione. Per me sono mani sensibili. Beh, ho molte doti. So anche aprire le casseforti. Ho solo visto la regina aprire la cassaforte. Anche questo è vero. Potrebbe essere... No, non sarebbe una buona trama. Ci manca il dramma. Non era questo. Quindi per forza da dove guardare? La finestra! È così? La finestra che ha rotto. La guardia morta ero io. Il veleno del ragno ha permesso il trucco. Vedevo benissimo da dove ero. Ho rubato l'oggetto più caro alla regina. Lo scettro con la colomba. Pensate, vi ho battuto! Il detective più astuto d'Inghilterra. Vi ho beffato disseminando indizi dappertutto. E ora ho lo scettro, che è la prova della mia superiorità. Jacob, sveglia! È Raymond! Sta tenendo Artie in ostaggio! Sono sul tetto! Ivy è qui con te, Jacob! Tranquillo, Jacob. Non se ne accorgerà. Ah, potevo usare... Madonna.
Dunque i nostri giorni da detective sono finiti. Come ti senti, Arty? Felice di non essere morto per mano del signor Raymond. Anche se ora non scriverà più i suoi libri. È un vero peccato. Dico sul serio, Miss Ivy. Io e i miei amici aspettavamo ogni settimana di comprare e leggere le sue nuove storie. Perché non le scrivi tu stesso? Bisogna essere davvero molto astuti, però. L'astuzia non ti manca affatto. Gli orribili delitti di Whitechapel, di Arty. O forse dovrei usare il mio vero nome. Di Arty Conan Doyle. Userei Arthur. Suona decisamente meglio. Questo mi piace di più.